Oggi siamo qui a Bianchi a festeggiare il bicentenario dell'autonomia amministrativa del Comune. Una festa molto sentita, particolare, che a me onestamente ha preso molto e mi emoziona. Festeggiare un anniversario così importante è veramente ti rende felice e responsabile. Pensare che Bianchi ha avuto in questi 200 anni 38 sindaci, 7 podestà e 3 commissari fa capire quanto questa vita amministrativa sia stata produttiva e lunga. Tra gli altri, noi abbiamo fatto un progetto che la Regione Calabria ha finanziato, Bianchi 200, e nell'occasione andiamo a esporre le pergamene del 500. Sono un qualcosa che ci lega veramente a tutta questa vita amministrativa oltre un bicentenario. Ebbene, abbiamo fatto un bel programma, ma per le note situazioni del coronavirus abbiamo dovuto modificare più volte il programma, quindi abbiamo dovuto ridurlo parecchio. Ma nonostante questo, oggi siamo arrivati a questo traguardo straordinario che il Consiglio Comunale straordinario, facciamo anche la scopertura di una targa ricordo. E a distanza di qualche mese ci sarà anche la possibilità di avere un libro, una raccolta di saggi che permetteranno di valorizzare ancora di più tutto questo periodo del bicentenario del Comune. Dico soltanto che sono ancora onorato, felice di questo grande privilegio che ho avuto di festeggiare il bicentenario di Bianchi.